Buonasera e ben ritrovati alla pagina sportiva del nostro TG. La Fiorentina perde anche Christian Kwame in vista della trasferta di domenica a Udine. Dopo Bonaventura, infortunatosi nel corso dell'ultima partita contro lo Spezia, si è fermato anche l'attaccante, che oggi è stato sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Kwame, che si è infortunato in allenamento mercoledì, ha già avviato la riabilitazione e le sue condizioni fisiche verranno rivalutate nei prossimi giorni. Il giocatore salterà sicuramente la trasferta di domenica contro l'Udinese e con ogni probabilità anche le successive due sfide di campionato contro la Roma in programma mercoledì 3 marzo e contro il Parma di domenica 7 marzo. Il tecnico Cesare Prandelli conta invece di avere a disposizione per il prossimo impegno di campionato Franck Ribéry, che per un problema all'adduttore ha saltato le ultime tre partite contro Inter, Sampdoria e Spezia. Una curiosità legata alla gara di domenica della Fiorentina ad Ascia Arena di Udine, dove verrà sperimentata una novità, un innovativo dispositivo tecnologico per monitorare il rispetto delle norme e dei protocolli anti-Covid al fine di favorire la riapertura in sicurezza degli stadi. Si tratta appunto di un dispositivo pronto a vibrare in caso di mancato distanziamento e che traccerà i contatti nel totale rispetto della privacy. Il test avverrà con gli addetti ai lavori autorizzati ad essere presenti allo stadio di Udine. E la giornata di Serie A avrebbe dovuto aprirsi questa sera contro Torino Sassuolo, che è stata rinviata proprio a causa del Covid nel gruppo squadra del Torino, e dunque il programma in realtà della 24esima giornata inizierà domani con Spezia Parma alle ore 15, poi alle 18 Bologna Lazio e alle 20.45 si chiuderà con Verona Juventus. Udinese Fiorentina si giocherà domenica alle ore 15, si ripartirà con una classifica che vede l'Inter al comando con 53 punti davanti al Milan 49, Juventus 45, Roma 44, Lazio Atalanta 43, Napoli 40, Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30, quindi a seguire Genoa 26, Bologna, Fiorentina, Udinese, Benevento 25, Spezia 24, Torino 20, Cagliari 15, Parma 14, Crotone 12 punti. E si apre invece questa sera, anzi si è già aperta la sesta di ritorno del campionato di Serie B, si sta giocando infatti Reggiana Sanitana, alla mezz'ora 0-0 il risultato parziale. Alle 21 invece scenderà in campo la capolista Empoli nello scontro diretto nelle zone di vertice della classifica contro il Venezia. Il Pisa invece scenderà in campo domani alle ore 14, questo è il quadro completo della giornata. Le altre partite: Cosenza Chievo, Pescara Lecce, Pordenone Ascoli, Spalla Regina, Cremonese Frosinone, Monza Cittadella ed Entella Brescia. Si riparte con l'Empoli al comando della graduatoria con 45 punti davanti a Monza 42, Salernitana Venezia 41, Chievo Cittadella 39, Lecce 38, Spal 37, Frosinone 33, Pordenone Pisa 32, Regina 29, Reggiana Vicenza 27, 26 punti per Brescia e Cremonese, 23 per il Cosenza, 21 per l'Ascoli, 18 per il Pescara, 17 per l'Entella. E dunque fra poco in campo l'Empoli contro il Venezia. Il tecnico della capolista Dionisi ha parlato così del prossimo avversario. Una partita tra due squadre che stanno facendo molto bene, questo sì. Ancora presto secondo me per parlare di scontri diretti, perché altrimenti gli scontri diretti ce ne sarebbero veramente tanti, ce ne sono tutti, perché tutte le partite sono decisive. È sicuramente una partita tra due squadre che in questo momento sono in ottima posizione. Detto questo, insomma, scontro diretto no, secondo me no. Visto proprio la classifica dopo la vittoria del Venezia, che tipo di partita si aspetta? Cioè, verranno qui a giocarsela, chiusi, ripartire un po' come hanno fatto all'andata, magari anche prendendovi alti, e si è preoccupato in qualche modo da un dato che al netto insomma, delle decisioni arbitrali, l'Empoli sta prendendo gol da 6 partite consecutive. Inizio dalla parte finale della domanda. Sì, effettivamente per dar continuità dovremo cercare di ridurre le occasioni che concediamo. Non ne concediamo tante, abbiamo subito qualche tiro in porta in più del solito contro il Pisa, però è una squadra che calcia anche da lontano, abbiamo concesso tiri da 30 metri, quindi quelli non possiamo evitarli. Al netto delle decisioni arbitrali, però ci sono, quindi devo parlare anche di questo, sennò entrerei nel merito delle prestazioni, e nelle prestazioni noi precedenti non abbiamo concesso tanto. Dovremmo essere bravi a concedere poco, perché il Venezia su
Se penso alla partita dell'andata, sul poco ha fatto la partita. Nel primo tempo hanno cercato di ripartire e sono stati molto bravi in questo, e credo che interpreteranno la partita in una maniera simile all'andata. Poi non lo so, perché come dicevo sono molto bravi a cambiare in base agli avversari, a cambiare durante la partita, quindi sono convinto che oggi più di sempre, e quindi domani, dovremo pensare a noi, ecco, perché poi è quello che conta, e noi stiamo comunque continuando a far bene. E invece il Pisa domani alle 14 all'Arena Garibaldi Anconetani ospiterà il Vicenza, il tecnico D'Angelo alla vigilia. Abbiamo questi turni, tre sono, e li dobbiamo affrontare tutti con grande attenzione, e potendo anche scegliere le formazioni migliori sia dal punto di vista tecnico che fisico per ogni gara, a cominciare da domani con il Vicenza. A parte gli assenti Masucci e Sibilli, gli altri sono tutti a disposizione, la squadra sta bene, sappiamo che inizia un nuovo cammino, così in una settimana giocare tre partite non sarà semplice per nessuno, perciò ci sarà possibilità per tutti di dare una mano alla squadra. Ma il Vicenza è una squadra importante, con un allenatore bravo, molto, e una squadra esperta, fisica, e dunque da parte nostra servirà una gara di grandi valori dal punto di vista tecnico e tattico, a mio avviso. Beh, questo non lo posso sapere, però credo che cercherà di giocare la sua partita, e noi dovremo rispondere con le nostre armi, sapendo che siamo in un momento buono di condizione. Il campionato abbiamo visto com'è, affrontare la prima o le prime ed affrontare le squadre che invece sono più in giù in classifica non fa tanta differenza, perché, ripeto, c'è da essere attenti a tutte le situazioni. Abbiamo visto la settimana scorsa, due settimane fa, il Pescara pareggiare ad Empoli, e la settimana noi che vinciamo a Monza, la Reggiana nell'ultima partita che vince in maniera netta a Cittadella. Questo significa che le partite vanno tutte giocate al meglio, a mio avviso, e questo deve essere il segreto per fare il risultato. Non riesco a fare questi calcoli, credo che la cosa importante sia pensare alla partita di domani senza guardare troppo qual è la situazione in questo momento. Queste tre partite è certo che ci saranno dei cambiamenti, perché dal punto di vista fisico è complicatissimo per un calciatore recuperare in sole 48 ore, e perciò quelli che potremmo cambiare li cambieremo. E i tre arrivati, quello che ha trovato più spazio è Beghetto, ma soprattutto per una condizione atletica, nel senso che lui era un titolare quasi inamovibile del Frosinone, perciò giocava tutte le partite e dunque è arrivato già molto allenato alla partita. E Mastino, sono 5 mesi che non gioca, ha bisogno di ritrovare il ritmo, perché lì allo Spezia era in pratica non nella lista, oppure ha giocato pochissimo, e perciò la sua condizione ancora non è delle migliori, però sta migliorando, e a mio avviso in una di queste tre partite sicuramente sarà protagonista dall'inizio o entrerà. E Marsura anche è venuto dopo un periodo di più di un mese e mezzo dove è stato fermo, non ha giocato con la sua ex squadra, e dunque anche lui ha bisogno di rodaggio, diciamo, ma sicuramente nelle prossime partite ci sarà bisogno anche di questi giocatori. E ora andiamo in Serie C, domani molti anticipi, 5 nel girone A, alle 15 si giocheranno Gian Erminio Provercelli, Lucchese Olbia, Novara Prosesto e Pistoiese Albino Leffe, alle 17.30 invece scenderanno in campo Pro Patria e Como. Il resto della giornata si completerà domenica, fra l'altro in programma il derby Grosseto
Pontedera, andiamo a vedere anche la classifica del girone A che vede in testa il Como con 55 punti, De Mattarenate 50, Provercelli 47, Lecco 44, Poppatia 42, Alessandria 41, Juventus 40, 38 punti per il Pontedera, 37 per la Binoleffe, 35 per la Carrarese, 34 per il Grosseto, 31 per la Prosesto, Novara 30, Pergolettese 29, Piacenza 28, Olbia 27, Pistoiese 26, Gian Erminio 21, Livorno 19, Lucchese chiude con 18 punti. Il turno si concluderà lunedì con Alessandria Carrarese, questo appunto il programma del girone A della Serie C. Ora andiamo invece in Serie D, dove il Prato nel turno infrasettimanale ha battuto il Corticella per 3-1 e questo successo è stato anche il primo dall'avvento del tecnico Firicano sulla panchina biancazzurra. Il centrocampista del Prato, Marco Spinosa, ha commentato così il successo ottenuto dalla sua squadra. Purtroppo non sono mai partite scontate, soprattutto quando vieni da risultati un po' negativi dove giustamente ti aspetti qualcosa in più, quindi diciamo che oggi non era così facile magari come poteva sembrare sulla carta, perché comunque venivamo da un 4-1 dove noi che siamo stati in campo sapevamo come era andata la partita, quindi veniamo qui dove sappiamo che abbiamo tutto da perdere, poi ti trovi sotto 1-0 inspiegabilmente il primo tempo, quindi cominciano giustamente a crollare un po' di certezze, dubbi, magari può subentrare quella paura di, ecco, di non arrivare ai 3 punti, però credo che oggi la squadra ha dimostrato soprattutto a livello mentale di esserci e di voler continuare questo campionato da protagonista. Ancora c'è la riprova, la terza partita in una settimana, domenica a Bologna contro il Progresso, c'è da dare continuità ai risultati. Sì, assolutamente, inutile nasconderci, bisogna adesso testa bassa e bisogna conquistare i punti che abbiamo perso, troppi punti persi, quindi lo dice anche in precedenza, ormai bisogna perdere più punti, bisogna andare a Progresso e vincere assolutamente la partita e poi guardare partita per partita. Bene, con questo abbiamo concluso, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.